Anticipo in ritardo oggi quello che avrei dovuto fare prima della lezione di ieri, ma come avete ben capito il problema di mettere assieme, no, in maniera interdisciplinare più corsi incontra degli ostacoli che sono banali, sembrano banali ma poi esistono, che è quello semplicemente di orari, agenda o varie altre cose che sarebbe il caso di di sistemare, che proprio magari questa esperienza ci aiuterà a capire come fare meglio. L'ultima lezione che abbiamo fatto era sulle fonti e abbiamo esaminato il discorso del facsimile digitale, che lo do per acquisito se non ci sono altri, se sono dubbi da parte vostra. E devo dire che mi ero anche segnata una notizia che è uscita poco prima dell'ultima lezione, che in cui un'altra biblioteca, un altro archivio faceva un'operazione simile. Quindi vi ricordo che questa tipologia di edizione, che non è un'edizione critica, è un'edizione di un database ben fatto di fonti, ok? È quello che in questo momento archivi e biblioteche storiche stanno battendo di più, proprio perché ha la caratteristica di essere relativamente poco costoso anche a livello di tempo rispetto a un'edizione critica vera e propria, quindi consente la gestione di tanto materiale e tutto sommato dà un insieme di notizie, di informazioni che per la ricerca sono un'ottima base di partenza, e poi uno se si è interessato va avanti, ok? Quindi su questo la vado avanti. Avevamo detto che ci sono tre tipologie sostanzialmente, me le sono perse. L'edizione diplomatica, no? Cioè le facsimili, che è quello che abbiamo visto, l'edizione diplomatica che riporta il testo così come appare, quello che lo vedremo, e l'edizione interpretativa. Queste sono le tre tipologie. La prima, ripeto, la prima che abbiamo esaminato non è un'edizione critica vera e propria, è una biblioteca digitale, e infatti è quella che, per intenderci, nel nostro caso occupa la parte del tail header, ok? Invece ci sono le altre due, che appunto sono l'edizione diplomatica e l'edizione interpretativa. Ora mi scuso se alcuni di voi avranno già incontrato queste cose. Il bene e il male di informatica umanistica è che quando queste cose si incrociano ogni tanto ci sono delle ripetizioni, ma serve anche per fissare i concetti. Ecco, questa è l'edizione diplomatica. Cos'è l'edizione diplomatica? L'edizione diplomatica è quella che riporta il testo così come appare sul supporto, esattamente fa vedere quello che l'occhio dovrebbe vedere. Vi faccio capire. Allora, questa è una vecchissima edizione, che è per comodità la metto nelle slide, ma potrei mettere quella, anche perché non ce l'ho quale c'è quella vicina di qua. Ah, questo è un pezzettino del Floss Forum, che è un manoscritto di Leonardo Fibonacci, non manoscritto da Leonardo Fibonacci, perché Leonardo Fibonacci è del 200, mentre il Floss Forum è del 400. Ok? Allora, qua vedete, c'è scritto, io ci leggo, qua c'è un Leonardo tagliato, Bigolli, Pisani, poi leggo un SUP con la l'asta tranciata, no? Che in paleografia latina lo interpreto come super, ok? Poi soluzioni B, e c'è una specie di S, ok? Che
soluzione sempre paleografica che sta per us, quindi soluzioni vus, ok? Poi qua ci leggo qua c'è una specie di z croce stramba e poi c'è un da e poi c'è una specie di altra doppia s, tutto piegato. E io ci leggo quarundam, ok? Poi qua c'è un ad e c'è un nu con una variazione sopra, qua c'è una ut con dei puntini sotto, qua c'è una et e una, come quando c'è la end, no? C'è una specie di chiave di violino che noi facciamo come una e, e poi e così via. Quindi cosa ci sono? Ci sono una serie di abbreviazioni. L'edizione diplomatica non le scioglie, cioè l'edizione diplomatica mi dice quello che io vedo qua. C'è scritto Leonardi maiuscolo, perché nell'edizione, nel manoscritto Leonardi è maiuscolo. Vigolli, che sarebbe stato cognome patronimico, o in realtà probabilmente un soprannome, perché sembra che significasse stupidino, Leonardo Bonacci, veniva nominato Vigollo, cioè scemetto, no? Però la B è minuscola, e qua vedo la B minuscola. Pisani, sup, che io appunto leggo super, qua lo leggo sup, una P tagliata. Ok? Cioè vedo esattamente quello che, cioè trascrivo quello che vedo. Allora, qual è il vantaggio di questa cosa qua? Intanto vabbè, dovete pensare che non c'è solo la paleografia latina, c'è la paleografia greca, c'è la paleografia islamica, c'è la paleografia delle lingue germaniche, c'è tutta le rune per esempio, cioè c'è tutta una serie di simboli grafici che magari semplicemente il supporto consente una lettura, per modo di dire, e che è meglio, no? È meglio consentire una visione più chiara, però mettendo esattamente quel simbolo lì, no? E i simboli, cioè per tutte le abbreviazioni, hanno anche colori diversi, no? Per esempio qua c'è un sce mar e che significa sante Marie, ok? Questa è l'edizione diplomatica. A che cosa serve? Che capisce subito che a quale utenza serve? Esclusivamente al discorso di ricerca, ai ricercatori. È un'edizione dal punto di vista, diciamo, dell'usufruibilità del pubblico estremamente ridotta, cioè serve funzionare alla ricerca. Quindi è anche un'edizione, un tipo di edizione che si ritrova in maniera molto rara, molto specifica per casi specifici sulla stampa, cioè proprio quando la tipologia della fonte è tale che si deve fare così perché ha senso per quel tipologia di fonte, no? Nella maggior parte dei casi delle fonti, se io trovo una abbreviazione nell'edizione la sciolgo, ok? E infatti vi faccio vedere la addio. No, niente, questa è l'edizione caratteristiche, no? Quindi cosa mi consente? Mi consente che se io sono un lettore, l'editore mi dice guarda, io ho letto questa abbreviazione, ma come scioglierla questa abbreviazione? Pensaci tu, cioè non ti impongo la mia visione, no? Ti dico qua c'è un segno che è fatto così, ma qua scioglielo tu. Chiaramente è utile l'edizione digitale che è sempre pensando a un discorso di ricerca. Questa è l'edizione interpretativa. Cosa significa? Significa che io come editore mi prendo la responsabilità di dirvi che cosa leggo. Chiaramente non è detto che ci debba essere l'immagine ve la faccio vedere solo per capire com'è l'edizione interpretativa. Nella
immagino che sarebbe troppo costoso se le fanno facsimile con trascrizione, eccetera, eccetera. Quindi dovete pensare che normalmente un'edizione del PLOS Forum critica a stampa non avrebbe l'immagine, ok? Quindi sarebbe solo testo. Online si trova, si comincia a trovare sempre più, come adesso vedremo nel codice con la vicino, questo tipo di, cioè con testo e immagine a fronte. Perché è possibile? Perché è una cosa fattibile anche con un costo ridotto rispetto a quello enorme che dovrebbe essere l'edizione a stampa. Quindi che cos'è l'edizione interpretativa? È quella in cui, questo è il solito pezzo, vedete, Incipit, Floss, Leonardo Bigoli, Pisani, su il per è espresso, ha un colore diverso, soluzioni bus, quarum dam, questionum ad numerum, ad geometriam, bello trunque, pertinenziamo, eccetera, eccetera. Cioè, tutte le... non so se vedete, vedete questa parte è rossa, perché effettivamente nel manoscritto è rosso. Passa al nero quando passa anche lo scuro nel manoscritto. Ok? Questa è l'edizione interpretativa. Quindi cosa fa l'edizione interpretativa? Scusate, pronto? Sì, sì cara, sì grazie, sì. Ma solo dalle 9:30 alle 11:30 perché devo... Ho capito. Va bene, allora niente. Vabbè, te lo scrivo perché ora sono a lezione. Ah, ok, va bene, te lo faccio sapere. Grazie, Ciao. Ah. Scusate, mamma, signora anziana. Allora, che stavo dicendo? Edizione interpretativa. Quindi, io metto, dichiaro, la cosa che è quella che in assoluto... è la più diffusa nell'edizione tradizionale, ripeto, l'edizione tradizionale non con immagine, Nell'edizione digitale va da sé, è di una utilità enorme, ma la cosa importante è quello che appunto, quello che si fa, quello che si può fare, ecco qui siamo nel discorso di quello che cambia con l'edizione digitale, Allora, cosa cambia con l'edizione digitale? Cambiano diverse cose. Quando io faccio un'edizione critica, abbiamo detto l'altra volta, con l'edizione critica devo dare una serie di informazioni su chi è l'autore, quando è stata fatta, dove è stata conservata, qual è lo stato del supporto, le abbreviazioni usate, il contesto, cioè tutta una serie di cose, poi appunto fare diverse note al testo stesso. Allora, cosa succede? Che va da sé che io sono limitata dalla pagina, sono limitata dallo spazio pagina, ok? Sono fortemente limitata dallo spazio pagina, quindi devo in qualche modo, non so se qualcuno di voi ha mai visto una pagina della Torah, del libro dell'Antico Testamento con i commenti, edizioni ebraiche, ora se poi c'è tempo ve la recupero, è fantastica perché sono tutti i passi sono tutti commentati, sono tutti confrontati, ma devono stare enormi, sono fogli così, e quindi è una sono genialate l'organizzazione dello spazio del foglio in modo da poter diciamo mettere tutte le informazioni per quel magari brano minuscolo di Antico Testamento che necessita le varie cose. Quindi c'è questa forte limitazione e alcune cose proprio non si possono fare. Quindi per esempio non si possono trattare in maniera efficace testi che sono su supporti non tradizionali. Un conto è, avete visto che il manoscritto lì già di Leonardo Fibonacci
aveva delle decorazioni, no? Aveva delle miniature. Ma ci sono codici miniati di ben altra, diciamo, ben altra complessità, in cui non so se, vediamo se lo trovo subito. Per esempio questo, guardate questo. Questo è una la copia di un testo, la copia del IX secolo di un testo di Cicerone. Allora qui fate che probabilmente il testo di Cicerone è già conosciuto, cioè ce l'ho già, quindi ecco, se io faccio l'edizione di questo manoscritto non sono interessata tanto a quello che mi dice Cicerone, no? Il cui testo è già noto da altri manoscritti copiati, ok, da altri scritti, ma sono interessata a questo manoscritto, cioè al modo in cui il testo di Cicerone viene inserito negli animali di cui parla, cioè il modo, no? Allora, capite bene che l'edizione tradizionale, questa tipologia, la posso descrivere, ma non la puoi in nessun modo, no? Trattare in maniera efficace. Quindi l'edizione digitale che cosa è che consente? Oppure pensate anche a una moneta, a un'epigrafe. Un'epigrafe è importante non solo il testo che c'è, ma anche il luogo dove si trova, il materiale dove è fatta, se ci sono altre decorazioni. Se io trovo un'epigrafe e c'è, non so, pensate alle famosissime celeberrime croci celtiche, le croci decorate dell'Irlanda, no? In cui ci sono iscrizioni, immagini, il luogo dov'è, non è mica opzionale, no? Rispetto al significato del testo. E quindi queste cose io le posso trattare in edizione digitale e quindi posso pienamente comprenderne il significato proprio grazie al discorso digitale. Vi faccio vedere alcuni esempi di organizzazione, cioè avete comunque il problema dell'organizzazione dei contenuti, ce l'avete comunque, sì, stiamo parlando di interfaccia, l'interfaccia di uso e di consultazione. Qui vedete alcune soluzioni, qui abbiamo le confessioni di San Patrizio, qua abbiamo il testo e qua c'è l'apparato critico e l'apparato delle fonti, cioè qua cosa hanno scelto? Hanno scelto di mettere da una parte l'apparato critico che serve e dalla parte, cos'è interessante ovviamente nelle confessioni di San Patrizio, è interessante le citazioni dei testi sacri che lui fa, capire da dove ha ricavato alcune informazioni, e quindi hanno deciso di organizzare l'edizione mettendo questi dati. Chiaramente uno deve studiare il tipo di uscita a seconda della tipologia di fonte che si trova. Qui abbiamo un manoscritto di Isaac Newton, ok? Allora, a questo punto qui avete l'importanza dell'edizione diplomatica. Cioè, io non mi posso permettere di dare per Isaac Newton di mettere solo l'edizione interpretativa, perché qui c'ho, per esempio, questi sono tutti simboli astronomici, sono questi che sono i vari pianeti, ok? Ci saranno formule matematiche, cioè il discorso della posizione del testo non è banale. Quindi che cosa trovo? Trovo edizione interpretativa, edizione diplomatica, immagine, note critiche, che posso, nel caso di questa edizione, vedete che sono in differenti di finestre, proprio perché a seconda di quello che mi serve apro la finestra che mi serve, non posso aprire tutto. Cioè, poi se ho uno schermo grande magari. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Ok, quindi a seconda della fonte l'edizione digitale consente la gestione di più informazioni in contemporanea. Ora io qua vado veramente molto veloce, ok? Perché, tanto perché non è la mia materia, la filologia, ma solo perché, però devo citarlo perché capiate anche il valore, cioè non è solo, capiate che non è solo una questione di comodità, no? Il fatto di avere tante cose insieme, di poter far vedere più funzionalità insieme, ok?
può essere inteso come un discorso di del digitale che consente una cosa che si poteva fare in passato solo però a prezzo di determinate fatiche o costi. Ok? Quindi il digitale come agevolatore di acquisizione di conoscenze. Ok? Invece andiamo a vedere se cambia qualcosa a livello invece scientifico, di metodologia. E qua, a voi, non so, per chi ha fatto filologia, sapete che esistono molte diverse idee su come il testo deve essere pubblicato, su cioè quale criterio usare per l'edizione del testo. E qui c'è un elenco sintetico delle principali correnti di pensiero su come debba essere fatta l'edizione di un testo. E la più famosa è chiaramente l'Ackman, che è quello che costruisce il ve lo lascio poi metto le slide diciamo costruisce il sostiene che il filologo debba col suo studio e con la sua edizione raggiungere andare il più vicino possibile all'edizione originale, alla prima. Ok? Nel caso quindi del source florum Fibonacci non manoscritto da lui, cioè scritto da lui ma riportato solo per trascrizioni, il programma fonte tradite e edite, quindi per fonte tradita, posso avere, non so, 10 manoscritti del Flos Florum e io devo cercare di capire tramite la visione degli errori che ci sono confrontando diversi manoscritti, capire qual è stata la cronologia delle trascrizioni. Quindi da questo tipo di lavoro consente di capire se il manoscritto B deriva da A, se il manoscritto A deriva da B, se esiste un originale da cui derivano due manoscritti differenti, okay? Oppure se esiste un originale da cui deriva un'altra copia perduta, quando trovate la lettera greca significa copia che c'era ma non si è conservata, e che poi derivano altre varianti di manoscritto. Questo, quando uno riesce a costruire questa cosa, è un semplicissimo stemma codico, come si chiama, cioè una specie di albero genealogico dei codici manoscritti. Ah, capite bene che per l'Ackman l'edizione critica deve scegliere il manoscritto più antico, più vicino a quello che lo scrittore aveva prodotto. Ok, questo è lo stemma codicum della Divina Commedia, che come sapete non abbiamo in originale, cioè non abbiamo una Divina Commedia scritta da Dante di suo pugno, quindi abbiamo tantissime copie tradite che quindi lo studio significa anche capire, no, qual era la più vicina all'originale. Poi ci sono molte altre teorie, questa di Bedier del buon manoscritto, cioè il manoscritto che risulta più convincente all'autore, e poi ce ne sono altre. Ecco, io vado su questo, vado veloce perché preferisco che poi andiamo un pochettino a vedere il nostro, se ci sono delle domande però su queste cose ditemelo, no? Per esempio a me piace molto questa, perché ovviamente cambia a seconda della tipologia, no? Quindi la New Philology dice che le opere non esistono fuori dal loro supporto, cioè il manoscritto in sé, dove si è conservato, come è stato usato, non è un dato opzionale rispetto al testo. Pensate ad esempio alle canzoni dei trovatori, quando cominciano a essere scritte e conservate. Il dove sono conservate, in quale tipo di codice sono scritte, non è una cosa
che non è importante. Io spesso quando trovo la trascrizione, al massimo trovo, non so, qualche nell'introduzione, qualche indicazione che mi dice dove sono i manoscritti, no? In quale biblioteca si trovano, e poi però l'edizione è una, quella che appunto sceglie l'editore a seconda che usi il metodo Lachmann, che usi il metodo di Bedeo o altri tipi di metodo, no? Però invece qua si dice no, ogni edizione è importante, perché io quel manoscritto lì ha una sua storia, che è il testo che vi è collegato, profondamente legato al testo in sé, no? Oppure pensate al fatto che così moltissime opere medievali, antiche e medievali sono conservate in codici miscellanei, cioè io trovo il librone in cui dentro ci sono tantissime opere differenti, quindi una specie di biblioteca in volume, no? Ma a me interessa un testo di quella, o due testi di quel volume lì, ok? Ma estrapolarli ne perdo il significato, perché se io trovo un'opera bibliografica accanto a un'opera di tipo agiografico, cioè che è legata ai santi, magari non sarà un caso che le due cose sono collegate, no? Quindi devo, per capire una devo capire che esiste anche l'altra e perché è lì, ok? Poi un'altra cosa interessante è questo, cioè il discorso genetico, no? Per esempio il Petrarca non pubblicò mai l'edizione definitiva del Canzoniere, non ebbe mai l'opera definitiva, continuò per tutta la vita a aggiungere, cambiare, no? Allora il Petrarca è un caso emblematico, come per esempio il metodo Lachmann non ha senso, perché non esiste l'edizione autorale, esistono le edizioni, no? E dal punto di vista proprio della ricerca mi interessa vedere come quel sonetto è cambiato, è stato aggiunto, è stato tolto, eccetera eccetera. Bene, che cosa succede? Cosa succede con l'edizione digitale? Allora qui andiamo a queste sono, diciamo, le caratteristiche di comodità, quello che il digitale rende comodo. Cosa rende comodo? Abbiamo detto c'è una riproduzione a costo minore, io su questo costo poi ci tornerò perché non è mica tanto lì, anzi non è vero per niente. Diciamo è una riproduzione a costo minore a livello di spesa proprio cruda, soldi, ok? Se invece uno ragiona in termini di quantità di lavoro, risorse di competenze e management dell'edizione, la cosa non è vera, anzi direi che è decisamente falsa. Tuttavia l'impressione che dà, no, il fatto che chiunque di voi può farsi una pagina, farsi un sito, no? Quindi pubblicare qualche cosa a un costo o zero o quasi zero, comunque estremamente limitato, dà l'idea che l'edizione online, l'edizione digitale possa essere a costo minore. Diciamo quindi vero fino a un certo punto, direi non vero, ma vero se uno guarda al costo, diciamo quanto uno gli costa fare un'edizione critica andando in tipografia e chiedendo quanto mi costa pubblicare una fonte su carta, e gli sparano subito un preventivo che è superiore alle 5.000 euro, ok? È chiaro che questo costo uno non ce l'ha immediato di fronte quando fa un'edizione digitale, però ci sono altri costi che devono essere presi seriamente in considerazione. Poi come abbiamo visto abbiamo la possibilità di unire il testo ad altri oggetti, immagini, 3D, musica, video, potete mettere quello che vi pare, ovviamente deve avere senso rispetto all'edizione che fate. Possono raggiungerla tutti, perché ormai una volta c'erano
ancora se ci sono qualche edizione a pagamento, però diciamo di solito quando si fa l'edizione di fonte si fa ormai sul web ed è accessibile a tutti. Può includere tutta una serie di materiali che prima anche solo il costo della carta stampata ti impediva di fare. Ti consente una navigazione ipertestuale che nelle edizioni precedenti era limitata al solo indice finale, che ti consentiva di andare a recuperare le informazioni nel testo, e ti consente quando è necessario l'attivazione di vari strumenti, come il fatto che puoi lavorare sull'immagine, restaurarla, recuperare dati, oppure creare dei particolari strumenti per cercare, analizzare il testo in maniera automatica. Non so chi di voi era ieri al seminario di cultura digitale, che è tutta una parte dello studio del testo, automatico del testo. Poi ci sono i siti linguisti, quindi vi interessa, che chiaramente non si può fare con edizione cartacea. Ecco, dal punto di vista invece del cambiamento, di un cambiamento grosso, è che io non sono in teoria obbligata a seguire un metodo di edizione. Potrei tranquillamente utilizzare più di uno, cioè fare edizione seguendo diverse linee metodologiche, e quindi consentire al lettore un confronto di più metodologie di edizione del testo. Questo è effettivamente una cosa assolutamente nuova e diversa. L'altra cosa, quella che secondo me cambia, altre due cose, questo ce l'ho messo qua. Ecco, appunto, abbiamo appunto la possibilità di fare più edizioni in maniera diversa. C'è anche questo, cioè ci sono anche altre cose che riguardano un po' più da vicino il discorso anche della public history, cioè mi consente di fare un lavoro collaborativo, che è quello per esempio che stiamo mettendo su noi. Lavorare in collaborazione significa mettere più competenze insieme, più teste insieme, quindi non c'è più solo l'autore che ragiona su qual è il significato del testo, ma c'è un lavoro di gruppo. Quando questo lavoro collaborativo si apre al pubblico, c'è un contributo che va a arricchire e a cambiare la stessa natura del codice. Ora vi faccio vedere, poi si va a ragionare un attimo sul discorso XML, il codice per avvicino, che ancora non è finito, e che se io dovessi andare a mio gusto, cosa che non potrò fare, ma anche perché sarebbe un po' pazzo l'idea di fare, non finirebbe mai. E questa è una cosa che vi voglio far vedere, proprio per farvi capire cosa cambia. L'edizione precedente, non particolarmente buona, ma è l'unica che in questo momento edizione precedente, che è ancora quella vigente finché non finisce la mia edizione online, è un libro, questo, ok? È un libro, oddio. Nel 1912, in cui
c'è una trascrizione, tra parentesi, neanche senza note, non è fatta particolarmente bene, dei vari documenti presenti nel testo. Vedete, c'è un numero, c'è la data e poi c'è una specie di trascrizione non critica del testo. Questo è quello che c'è, diciamo, a carta. Il codice per la vicina è questo bel malloppone qua. Nel sito ci sono varie informazioni, la descrizione del codice, la sua storia, come ci si accede, come si cita, varie cose sulle ragioni di questo tipo di edizione. Poi ci sono vari materiali anche, materiali che sono quelle cose in aggiunta. Per esempio, una cosa di cui siamo abbastanza orgogliosi è questo, perché i documenti del codice sono trascrizioni di atti notarili e questi, il trascrittore copiava anche i signa dei notai, che vengono automaticamente caricati. Questo non ce li ha. Se ce n'è solo uno, automaticamente questi si caricano nella pagina, quindi uno consulta. Ma ce ne sono un'altra cosa nuova, è la timeline, che consente appunto nel frattempo apro questa perché ci vuole un po', questa è la timeline che consente di vedere non solo l'elenco dei cronologico degli atti, ma anche degli eventi che sono nominati. Non capisco perché qua va un po' lento, cioè io posso consultare i vari eventi che sono indicati nel codice. Sta andando un po' lento perché sta caricando, ma fidatevi che c'è, ok? Manca, per esempio, che se alcuni ragazzi che stanno facendo la laurea dovrebbero farlo, un discorso di mappa, vari materiali altri che si possono comunque inserire. E poi vi faccio notare, si è tutto allegramente bloccato. Perché si è bloccato? No. Oh, si muove. Muoviti. Completamente morto. Esci. Bravo. Vabbè, io lo apro con un altro se vuoi. Perché non mi... Perché muore? Uscita forzata. Muori, bravo. Oh. Vabbè, vedete che si incarica, andiamo avanti, si carica tutto, andiamo avanti, se no ho perso troppo tempo. Come vi faccio vedere poi nel partecipa, c'è un discorso di collaborazione col pubblico, di partecipazione del pubblico, che poi vedremo meglio quando parleremo degli archivi, gli archivi digitali. E questa collaborazione col pubblico, con la collaborazione con l'esterno, questo discorso partecipativo va a cambiare ovviamente la natura stessa del lavoro dell'editore, della fonte, cambiandone proprio in parte proprio la sostanza, il senso, no, di quello che sta facendo.
Quindi dicevo che il codice per la vicino potrebbe tranquillamente arrivare a essere un'edizione mai finita, proprio perché grazie a tutte le varie cose che si possono fare, grazie alla partecipazione magari di vari studiosi alla interpretazione, ecco che diventa un'edizione che continua, no, a modificarsi e a arricchirsi nel tempo. Chiaramente vedete che ci sono diverse modalità di fare un'edizione. Uno può fare solo il testo, testo immagine, può fare una cosa che deve scaricarsi e vedere sul suo computer, può usare invece il web, può usare un software specifico e proprietario per farla, può fare invece un discorso più aperto. Questa, diciamo, l'edizione completa, che non è facilissima da fare, è quell'edizione in cui c'è il testo, il testo e l'immagine, ci sono tutte le varianti possibili dei manoscritti, ci sono tutti i vari possibili proposte di stemma codicum, eccetera, eccetera. Chiaramente questa in teoria è possibile, la teoria poi si scontra col fatto che la vita è una sola e uno non può passarla chiaramente a pubblicare un unico manoscritto. Ok? Ora vediamo se nel frattempo si sono caricate le cose. Ecco, vi faccio vedere Partecipa. Diciamo, la scrittura del sito che ospita l'edizione vera e propria. Non è banale, nel senso che io in particolare, ma vi presento la mia perché è quella che conosco meglio, ho, diciamo, cercato di spingere il più possibile la partecipazione, nonostante sia un codice medievale, ok? E se qui si è caricata, potete vedere che, diciamo, per leggerlo bisogna, questa non è manco particolarmente chiara come, si legge bene, però è comunque un testo medievale che necessita di un minimo di paleografia per essere letto. Però che cosa c'è? C'è diciamo, il riassunto che si chiama Regesto, del documento, perché il codice per la vicina è una raccolta di documenti notarili. C'è il regesto del documento in italiano, c'è l'apparato critico e uno poi, dopo il regesto, può andarsi a vedere la trascrizione del testo in cui è possibile identificare i singoli personaggi nominati e vedere, per esempio, se questo personaggio è citato in un solo documento o in altri. Per esempio, questo non c'è. Questo sì. Ecco, vedete, questo Rolando Vago di Lucca è raggiungibile, io basta, mi interessa questo personaggio e lo vado a trovare e lo rivado a trovare nel documento con pagina a fronte, immagine della pagina che mi dice che cosa. Ora, questo tipo di edizione è un'edizione con immagine a fronte, fatta attraverso un software che si chiama EVT, che è stato prodotto qui a Pisa, quindi è completamente open source, è completamente gratuito, si alimenta grazie al lavoro di docenti e studenti. Qui abbiamo ragazza che ha fatto la timeline, che ha rallentato moltissimo l'edizione del codice, non riusciamo a capire perché. Se le immagini. Eh? Le immagini che vengono caricate, che sono troppo pesanti. No, no, ma ecco, quando io apro il codice si rallenta. Quello dovrebbe essere del tutto indipendente.
E invece ha detto che si è realizzato in contemporanea, ma che stava vedendo di cambiare la situazione, stava cercando di capire perché. Comunque, questo tipo di, diciamo, di lavoro è stato fatto l'anno scorso e ecco, ora funziona. Vedete che se io stringo la timeline vedo tutti i vari documenti che si è capitata proprio la prima che è nella varia timeline e posso direttamente andare a vedermi anche la pagina, ok? Questo appunto che vi è fatto attraverso questo software, qua vedete ci sono evidenziati i nomi, le date, i luoghi. Se io faccio la selezione evidenzio anche con colori diversi le tipologie delle cose che ho evidenziato, ok? Quindi vedete, è vero che è latino, è vero che c'è l'immagine che in realtà uno può, però cosa consente al ricercatore? Al ricercatore consente di farsi, di vedere, di avere l'edizione interpretativa, ma contemporaneamente di poterla mettere in discussione perché c'è l'immagine. Quindi io gli ho detto come leggo, ma lui può leggere diversamente e gli è consentito, perché lui dice no, secondo me questo Rolando Vago non è Rolando Vago, è Rolando Lago, non è una V, una L, va a vedere e va a vedere se io ho letto bene o non male, che può fare? Può avere vari strumenti di ricerca, però che cosa c'ha anche lo studioso locale che mastica magari un po' di latino, ma non è un latinista, non è una persona esperta, ha diversi strumenti a sua disposizione per poter cercare la storia del suo paese, di un personaggio, perché la navigazione, la scoperta di quello che c'è è facilitata al massimo di quello che era nelle nostre potenzialità fare. Visto che è facilitata, ecco che abbiamo dato la possibilità di commentare, non solo di scrivere, qua ci sono i contatti banali con un modulo, ma di commentare. E abbiamo anche cercato di in qualche maniera di spiegare che tipo di commenti volevamo, no? Vogliamo commenti che ci aiutano a migliorare, quindi ci sono degli errori e per esempio questo è un esempio di commento, ok? Al nuovo documento, non mi trovo d'accordo con la lettura della parola palmia che si trova alla riga 3, a mio avviso la lettura corretta deve essere alla pialina, eccetera eccetera. E poi uno, no, si mette lì e valuta, molte cose che sono arrivate le ho accettate e sono andata a cambiare la edizione, ok? Questo, vedete, questo fatto da solo fa sì che l'edizione possa diventare, a seconda del tipo di testo che ho, un luogo di confronto e un'edizione never ending, che non finisce mai, che si arricchisce sempre, e che favorisce la collaborazione. Torniamo qua. Ecco, a questo punto come la faccio? Ecco, è lì che, per quello che questa lezione doveva esserci prima della lezione di ieri, è lì che io a me e parlo a coloro che non sanno ancora, che non hanno ancora approcciato il discorso di XML, è lì che lo strumento principale che mi consente, il linguaggio che mi consente di fare una cosa simile è l'XML. Perché l'XML? Perché l'HTML lo conoscete, io adesso l'ultima versione, il 5, non sono più andata avanti, ecco, però quindi magari potrò dirvi delle cavolate, però diciamo a livello base l'HTML mi formatta l'aspetto, ok? Quindi io ho un testo
ho delle immagini, un video, più testi da collegare, con l'HTML che cosa faccio? Metto questo testo, lo trasformo, lo faccio diventare azzurro, gli metto il titolo in grassetto, gli metto un link, ci aggiungo un'immagine, ci aggiungo un video, faccio tutto quello che, cioè trasformo il mio contenuto in maniera che mi dia determinate caratteristiche, ma che sono formali, sono di forma, sono di uscita, ok? In questo caso voi vedete una formattazione che non è semplicemente di stile, a cui lo stile corrisponde un contenuto. Quindi io non marco il testo per dire che una cosa la voglio in grassetto, in corsivo, piccola, grande, blu, rossa e verde, ma marco il testo perché il titolo sia un titolo, perché il nome sia un nome, perché il luogo sia un luogo, in questo caso sia le monete siano monete, le date siano date, e non mi ricordo più che cosa abbiamo selezionato, le date, le monete, i mestieri. Vedete, questo qua è un lunensis episcopus, fa il vescovo, le organizzazioni religiose, i luoghi e la gente. Allora, questo mi è consentito appunto da un linguaggio di marcatura che supera la struttura e il significato del testo dalla sua rappresentazione. Quindi separa, scusate, da una parte, cioè c'è questa, io marco il testo, poi come rappresentarlo è un'altra faccenda, cioè lo decido in un'altra maniera, perché il testo è marcato in modo che il significato di quello che a me interessa evidenziare sia possibile farlo evidenziare in maniera particolare. Il vantaggio dell'XML è questo, che io lo codifico, dopodiché il modo di uscita, il modo in cui lo visualizzo, lo decido io poi, e può variare, ok? Può cambiare. Infatti, avete visto, timeline, la codifica è una cosa, il modo in cui è stato deciso di visualizzarla è un'altra, quella può cambiare, eh? Può cambiare. Vi faccio vedere la codifica del codice di un documento a casa. Vedo se riesco a... Come si fa? No. Perché non mi ricordo come si fa a fare vedere più grande così? No. Window. Chiara, ci sarà un modo? Non me lo ricordo più. Cioè, fatesi questo, in questo c'è un errore. Perché non mi ricordo come si fa? Perché su Windows mi pare che fosse Z per più. Find. Edit. Intanto prendiamo uno che funziona, perché questo non funziona. View, capito? View, non c'è view. Non c'è view. Show view. No. Tools. Mi sento assolutamente scema perché lo utilizzo sempre.
Addio, vabbè. Non sarà tipo comando più. Ho provato, ma non funziona. Vabbè. Perché? Vabbè, facciamo così, eh. Ah, lo frego. Come si fa a fregarlo? Word. Visto? Strafregato. Allora, andiamo alla ciccia, poi andiamo nell'header. La ciccia è il testo pieno, eh? Ora qua ci sono tutti questi tab che ci danno. Ecco, per esempio, vedete qua, io ho questo Guglielmo Parentino, ok? Cosa trovo qua? Pers name, referenza, Guglielmo Parentino, finito pers name. Ecco un classicissimo tag aperto e chiuso dell'XML che mi dice che questo è un nome di persona, me lo identifica con un id univoco, per cui se io trovo questo Guglielmo Parentino, che magari non lo trovo scritto Guglielmo Parentino, l'ho scritto intanto Guglielmus Parentinus o Guglielmo Parentino, ok? Ma poi posso trovarlo anche Guglielmus, ok? Cioè posso trovarli in altre varianti, io però lo identifico come questa persona qua. E questo mi consente il fatto che tutte le volte che questi link, questi link mi funzionano in maniera automatica perché mi identificano come sempre persona. Poi altra cosa, questo è, a parte che abbiamo di nuovo il solito Guglielmo, qua per esempio c'è una codifica di nota, qua c'era una nota, ok? E mi crea una nota che mi dice appunto che questo hub, ok, è stato corretto su una scrittura precedente. Oppure qui abbiamo un cambiamento di pagina, qui abbiamo, ecco, questo è un cambiamento di paragrafo, cioè si passa a un'altra cosa, qui abbiamo una org name, vedete? Ecco, guardate qui la caratteristica, abbiamo actum im plebe sancti Vincenzi de Amelia, ok? Ah, qui ci sono due dati, abbiamo il fatto che c'è un ente religioso e questo viene codificato come org name, quindi come un ente, ok? Quindi la marcatura mi dice che questo è un ente. E poi anche in un posto, e quindi Amelia è un posto, ok? E vedete che la marcatura deve essere per forza nidificata, quindi diciamo la marcatura deve aprirsi e chiudersi, se dentro c'è un'altra marcatura questa deve aprirsi e chiudersi al suo interno. Questa è la marcatura del mestiere. Il fatto che questo era de ordine fratum in orum, cioè era un frate, e così via, ok? Nella parte dell'header trovo tutta la parte relativa all'apparato critico, qui c'è la numerazione, la scioglitura della data e poi vedete il regesto, cioè il riassuntino in italiano, e questo è l'apparato critico, che qui è abbastanza minimale, però no, insomma c'è una bella, c'è un'indicazione della data e ognuno c'ha il suo tag, ok? Questo mi consente di dire che queste parti del testo hanno un loro significato. Se c'era no, non l'avevo tolto perché era troppo banale. Ecco, questo sistema di marcatura mi consente di dire le parti del testo che cosa sono, e di scegliere le parti del testo. Qua significa che l'edizione critica è fortemente connessa al modo più marco il testo.
cioè le cose che scelgo di marcare sono importanti. Noi stessi faremo una scelta, possiamo fare una scelta rispetto alle cose da marcare, da taggare nel testo delle cartoline. Marcatura banale, div, che significa parte, porzione, testo, chiuso, div. Non ci metto altro. Okay? Oppure scelgo di metterci nomi e luoghi, quindi div, personal name, Guglielmo, chiuso, Oliva, la tipa, Olivia, chiuso, e poi ciao, ti saluto da Ravenna, Ravenna, luogo, basta. Ok? La scelta, la dizione critica deriva proprio da questo tipo di scelta, cioè le scelte delle cose che io voglio marcare. La bellezza sta nel fatto che quel testo lì io posso prenderlo, perché io prendo la codifica, cioè aggiungo l'altra codifica se è aperto e ne faccio un'edizione diversa, marcando altre cose. Ci sono diversi, diciamo, standard, come diceva ieri il professor Del Grosso, di edizione, di marcatura e il TEI è quello che si è certamente imposto, Text Encoding Initiative, è quello che si è imposto nelle fonti testuali abbastanza normali, diciamo, no? Cioè che non, ha, non standard, i manoscritti, codici di qualsiasi tipo, testi anche a stampa, testi letterari, quindi... Poi il LaTeX invece è sempre un linguaggio simile che però continua a essere utilizzato abbastanza a livello proprio per arrivare a un'edizione a stampa ben gestita e soprattutto per gestire le formule matematiche o formule chimiche. Okay? EpiDoc invece è un linguaggio basato su TEI che è specializzato in epigrafi, quindi poi c'è quello musicale, c'è quello l'XML, sempre diciamo che è uno standard che è usato per i manoscritti e i testi di tipo musicale, quindi ce ne sono diversi, quello che appunto utilizziamo è proprio questo Text Encoding Initiative, è quella che voglio andare a vedere. Il coso, questo è per la matematica, questo è per le epigrafi, qua vi ho fatto vedere alcune, vedete nelle epigrafi il fatto che io, siccome le epigrafi sono tutte, hanno moltissime abbreviazioni e aperture, qui ci abbiamo per esempio, qua se io leggo, lo leggo io, io ho un'epigrafe con delle lacune e qui abbiamo abbreviazione, poi c'è un pezzo, supplied, cioè io ti dico, io ci ho messo questa cosa, l'ho messa io, cioè l'ho inserita io questo testo, perché la ragione è che è perso, cioè non c'è, però il mio ragionamento redattivo mi dice che lì c'era scritto questo, oppure qua invece c'è un pezzo che non riesco a colmare e qui dico proprio che c'è un buco, la ragione che è perso, quanto pezzo si è perso non lo so, oppure posso mettere 3, 5 e l'unità mi dice 3, 5 di che cosa? Di carattere, oppure 3, 5 di che cosa? Centimetri, no? Do una serie di notizie su quello che faccio. Vedete che si può andare, come diceva il professor Del Grosso, a una granularità estrema, come si può passare invece da una scelta molto, molto semplice, molto, molto liscia, di produttiva. Questo dipende proprio dalla scelta di tipologia editoriale.
Allora, chiudo, andiamo solo un pochettino a vedere, posto che così ci rendiamo magari conto subito dei problemi. Scusate che chiudo. Ma magari vediamolo. Me lo sarò anche messo, ma non me lo ricordo già più. E quindi lo vado a vedere qua. Avete domande? Soprattutto mi riferisco a quelli che non hanno mai trovato l'XML, per capire il senso dell'XML, sul significato avete... È chiaro che è un suo linguaggio, quindi banalmente ci vogliono delle cose all'inizio dell'header che ci vogliono per far capire poi al web, no? Al browser, e cosa c'è, che tipo di testo è. Ha delle sue regole, okay? Però mi interessava che voi capiste il significato di quello che è, di quello che può portare. Io vado col mio che le vedo tutte. Andiamo a vedere un'altra. Qui c'è tutto. Ah no, qui no. Quindi gli devo chiedere o di metterlo, o se no penso che o lo mettono o si può andare a copiarlo, quindi questo gli devo chiedere. Sì, allora, in alcuni è presente ancora il testo che, per esempio, io avevo scritto il testo di alcune lettere ed è presente ancora. E non c'è più, no, c'è ancora. No, c'è ancora. Ah, perché ha detto che sarebbe stato azzerato io. Allora, no. Andiamo a vederne. Ecco, questo lo devo chiedere, quindi c'è solo per le prime due, allora. Beh, ma prima l'ho visto. Ah, no. 1, 2, ci sono nel primo. Sì, c'è solo nel primo. Quindi devo chiedere istruzioni su questo, perché io praticamente io qua farei così. Però deve essere caricata la. Ora prendiamo questo. Facciamo con questo qua. Ecco qua, io sono entrata. E faccio. Allora, titolo. Qui secondo me bisogna mettere qua è la descrizione del file, quindi il titolo è il titolo dell'edizione digitale, ok? Non è il titolo della cartolina. Autor Giovanni, questo non l'ho capita. Voi ci avete però la tabella con i dati, ok? Ci avete la tabella con i dati perché ce l'avete qua. Vuoi la temperatura scritta o la temperatura? No, avete la temperatura scritta, quindi vi devo mettere la tabella definitiva. O ve l'avevo linkata? Non ve l'avevo linkata, vero? Quindi vi devo mettere la schedatura completa già fatta delle cartoline. Che è questa,
No. È qua. Ok, aspetto un attimo a mettervela perché oggi vedo Tommaso Castagnetto e quindi vorrei mettervi quella definitiva. Qua se ci sono, però vi metto questa tabella. Ma non ve l'avevo già data? Già distribuita, no? Eh? Cambio email con le Ah, estimazioni. infatti. Vi metto poi comunque. Oh Madonna buona! Dove è andata? Ok, allora in questo caso abbiamo, no? La 7694001 che era Serenata Lola, ok? Infatti era Serenata Lola, quindi qui ci sono questi dati qui sono assolutamente finti da fare. Quindi voi avete l'elenco della diciamo la tabella con i dati che dovete riempire nei posti giusti. Ora però, prima di mettervi a lavorare, aspettate un attimo perché io vorrei a questo punto andare a crearvi un tailheader con qui le informazioni corrette che vi consentono di non fare troppi errori nell'indicare. In questo caso io qui per esempio metterei Serenata Lola, edizione digitale, ok? E però su questo autore lasciamolo un attimo perdere, e invece trascrizione di, e qua per esempio se lo facessi io, sarebbe Enrica Salvatori, ok? Ente di appartenenza qua è già caricato in automatica. Invece compilatore studenti UNIP dovete farlo chi lo fa. Questi sono dati che recuperate, ciao, dalla tabella. E tutte queste indicazioni qua che sono assolutamente finte, quelle che trovate, queste qui sono assolutamente finte, dovete, alcune sono vere e alcune sono finte. Quindi bisogna che mi metto lì, perché sennò ci impazzite, a mettervi qua in questa parte qua, con questo tag che vedete con il punto esclamativo. È un tag commento, questo cioè praticamente non viene considerato dal sistema, quindi qui io per esempio posso e vorrei appunto tranquillamente mettere le istruzioni su quello che dovete fare. Quindi su questo mi ci metto io nel fine settimana. E dopodiché vi do, spero di darvi tutte le indicazioni corrette. E nel frattempo approfitto anche per chiedere a Angelo, che vedo venerdì, se viene la prossima settimana a rispiegarci meglio come operare su questa codifica. Sostanzialmente, però. Qui avete nella parte dell'header quasi tutta la tabella, quasi tutta questa tabella qua, e avete già anche abbastanza le note che dovete comunque verificare, mentre quello che è questa parte qua, la trascrizione, la trovate qui, ok?
soprattutto nella parte inizia nella parte del testo. Ora qua lui ha scelto, vediamo, c'è un dive destinazione, cioè io qua potevo tranquillamente, potevamo tranquillamente fare così, eliminare tutto questo. Ah, qua dovete ricordarvi quando fate le cose di salvare, eliminare tutto, fare P e poi semplicemente un testo, ok? Qua lui invece ha diviso in stamps per indicare francobollo, ok? E questo mentioned me lo devo, dobbiamo chiedere che cosa è, la data, ok, la dovete andare a vedere e poi trascrivere. E poi vedete questo stamp type postage è abbastanza intuitivo perché è il francobollo che è timbrato, ok. Poi abbiamo una parte riguardante agli indirizzo, però non trovo, è qua il messaggio, e qui è il messaggio, quindi banalmente è diviso in messaggio, che è questa parte qua, ok, poi destinazione, che è il destinatario, diviso per linee, e il francobollo. Quindi abbiamo questi tre settori. Quindi a questo punto qua io sono qua, lo scarico, me lo giro, lo leggo. Ok, allora qui ho H17, non ho capito, lì 17, Modena, dove la trovate Modena? No, quale le altre? Ah, ok, 17... 17 che? 17 1916, ok? Allora io rivado qua, messaggio, perché non ci va dentro? Voi ci riuscite a entrare? Ah no, perché non ho salvato questo, scusate, ok. No, qua questo. Ok, dovete entrarci a questo punto. Lì 17.
4. Qua potete anche fare, al limite penso che si possa fare così, che è l'abbreviazione della se volete andare a capo. Allora, chi è che ci legge qualcosa? Ricordarti affettuosi, Simi? Affettuosissimi. Ricordarti affettuosissimi, ma prima? Anelo. Anelo. Poi posso decidere di mettere la br, ma non direi, perché non ha senso in questo caso. Affettuosissimi. Domani. Giovanni. Ok. Ah, ecco Giovanni chi è, lui. Ok. Affettuosissimi. E qua io ci metterei. Non c'è un punto, vero? No, non c'è. Ci metterei un bella brr. Giovanni. Ok, c'è altro? No. Giriamolo. E vado qua. Oliva Turtura. Via Girolamo Rossi 58. Ravenna. Ok, poi vado qui, però io ci leggo un 19, non ce lo leggete anche voi un 19? Eh? È strano però. Allora, 16, 12, 19. No, ma non l'ha preso quello giusto. 20, 11. Io ci leggo 20, 11, 19. Vero? Sì. Questo è un po' strano però, eh. Sì, cioè vabbè, qua è scelto così. No, per sapere. Sì. Allora, qua mention and devo chiederlo, scusate, perché non lo so. Devo andare a vedere cosa significa nelle guide. Io qua però ci metterei poste italiane 5 centesimi. Ok? A questo punto già una semplice edizione del testo è fatta, posso salvarlo. Che cosa ci manca da questa edizione? Ci manca una scelta, se la vogliamo fare, ma per ora diciamo, per ora facciamo questo, di marcare i nomi come nomi e i luoghi come luoghi. Ok? Qua invece abbiamo
La fotografia del fronte è un'immagine ed è vero. Abbiamo head e qua è meglio che queste cose è meglio che le chiedo, eh? Perché noi abbiamo messo l'immagine e in questo caso io metterei il titolo. Però devo, su queste cose qua è meglio che mi faccio idee chiare io su che cosa indicarvi di scrivere. Per ora mi bastava, vedete, capire, vedete qua div, fronte, si chiude con un div, figura, l'url della figura, la descrizione, ma qua molto molto molto, diciamo, il fatto che dice che c'è una figura, però su questo volevo, appunto, meglio che ne parlo prima, che vi do le istruzioni giuste e si chiude con un fig desk che può essere anche molto più ricco di quello che vedete qua. LED si chiude con un LED e vedete che tutti i tag sono attivati. Qua invece nel testo abbiamo il fatto che questo è un retro, ok? Il fatto che c'è la parte del messaggio, il div della parte del messaggio, poi c'è il div della parte del destinatario, che è diviso in due parti, è diviso nel discorso francobollo e nel discorso invece indirizzo, ok? E lì ci va a descrivere la parte del contenuto, mentre nella parte qua avete, ve lo indicherò in maniera più chiara entro fine settimana, tutta la parte che è relativa alla tabella, alle cose della tabella. Allora, che in teoria, ma qua ancora non c'è, dovrebbe essere caricata in automatico, ma ancora non l'hanno fatto, e che comunque deve essere controllata, la maggior parte è controllata e con l'aggiunta dei vostri dati e dei dati in più, ok? Comunque nel fine settimana io vi sistemo questa parte in modo che ce li abbiate potenzialmente tutto in maniera abbastanza corretta e poi ci possiate lavorare, va bene? Abbiamo visto che ci sono dei problemi e così cerchiamo di risolverli. Ci vediamo mercoledì prossimo.